Ciao, beh, oggi vi porto nella mia, chiamiamola, piccola officina, dai. Avete visto nel filmato precedente il coltello che ho preso, serviva qualche piccola modifica. Allora, vediamo. Ho preparato una piccola protezione per la lama, quindi la inserirò in questo modo. La mia mola, cioè la mia morsa, sinceramente fa schifo. Vorrei ripararla un attimo, ma vabbè. Allora, la inserisco qua. Stringo la lama senza forzare molto, perché praticamente devo lisciare il dorso della lama, che al momento non è utilizzabile con un acciarino, quindi utilizzerò una lima a grana molto fine e cercherò di spianare quindi il dorso della lama. Da quello che mi hanno insegnato, la lima va usata in questo modo, cioè non così, ma così, lima da ferro. Adesso non la faccio lunga, non vi faccio star qui tutto il tempo e comunque provvedo. Stesso lavoro va fatto dalla parte inversa, quindi perché fatto uno spigolo su una parte va fatto anche dall'altra, quindi vediamo Okay, dopo aver provveduto alla limatura, ho una setta piana e un pezzetto di carta abrasiva. Qui ho disponibile solo una grana 60, però lavorando, diciamo, in modo molto leggero, penso di riuscire a lucidare qui il dorso della lama. Piano piano, senza premere troppo, perché appunto la grana non è finissima. Lo spigolo adesso è apprezzabile anche a mano, quindi penso che dovrebbe andare bene per l'acciarino. Rilavoro un pochino piano piano e vedo, effettivamente credo che ci vorrebbe una grana più fine di quella che sto usando, però purtroppo al momento questo ho a disposizione. A più tardi. Tra i miei arnesi ho trovato questa. Questa è una cote per affilare utensili da giardino. In effetti è un po' grezza, però sicuramente è meno abrasiva, almeno così nuova, perché sinceramente non l'ho mai usata, della carta che stavo usando prima. Questa cote va usata bagnata, almeno comunque per affilare le lame, in quanto la bagnatura ne diminuisce l'aggressività e comunque
essendo, cioè raffreddando la pietra, fa anche meno, tra virgolette, danno quando si provvede a strisciare la lama sulla pietra. Ecco, proviamo. Io comunque devo soltanto lisciare un pochettino il dorso, quindi non farò, penso, grossi danni. Siccome comunque non è perfettamente piatta, userò la parte della costa. Direi che la parte superiore è abbastanza lisciata e gli spigoli mi sembrano abbastanza vivi da poter essere usati con appunto un acciarino. Ok, la parte invece della lama, allora ho usato questo attrezzo. Allora, da questa parte in teoria sarebbe utilizzabile come affilatore, però effettivamente per lame più piccole rispetto a questa. Dalla parte invece interiore c'è una lama, cioè una lama, scusa, c'è una pietra a grana molto molto fine che serve per in teoria servirebbe per la raffinatura, quindi questo effettivamente serve per i coltellini svizzeri. Allora, quindi l'ho inserito in questo modo. Come previsto, per carità, anche lui va bagnato, quindi anche semplicemente con un po' di saliva per umettarlo, e ho provveduto, non lo rifaccio perché non vorrei rovinare, cioè non esagerare, quindi ho provveduto a limare un pochettino il filo della lama. Ecco. Dopo questo trattamento, quindi qualche passata, provato a tagliare un pezzo di carta, un'altra passata, un altro pezzo di carta e via dicendo. Quando mi sono ritenuto soddisfatto, tra virgolette, ho provveduto a utilizzare la buona vecchia cinta di cuoio, quindi fermata in un punto sulla parte ruvida, quindi quella interna. Ho passato, come facevano una volta i barbieri, quindi più volte da una parte dall'altra, da una parte dall'altra, da una parte dall'altra, la lama, provato a tagliare, rifatto, tagliare, insomma, nel momento in cui mi sono ritenuto soddisfatto, preciso comunque che io non sono abilissimo in questo tipo di pratica, mi sono fermato. Ecco, e adesso vediamo un attimo. Allora, già che mi trovo, io gli faccio il forno nel manico. Allora, userò una punta, questa, e questa punta è una punta da legno. C'ha questa, se si vede, non lo so, questa puntina in cima che permette di fare un buco molto preciso. Le anse della punta sono molto larghe, quindi tireranno fuori i trucioli della plastica, perché questo è un manico ovviamente di plastica. Raccomando una velocità bassa. Perché? Perché una velocità alta potrebbe causare attrito e quindi calore e sciogliere in teoria la plastica che si attaccherebbe, insomma, un casino. Quindi per fare buchi sulla plastica, andare piano, velocità bassa.
Il buco nel manico è fatto, è un manico, ripeto, di plastica, quindi una punta specifica per legno con queste caratteristiche va bene. Si possono usare anche punte da ferro per bucare la plastica. Diciamo la vabbè, non so come si chiama, comunque le eliche sono un pochettino più strette, magari tirano fuori un poco meno il truciolato. Comunque sia, la regola è sempre la stessa: velocità abbastanza bassa per non provocare surriscaldamento, il colamento della plastica, quindi l'attacco e il buco che viene fuori la chiavica, chiaramente. Ecco. Ok, adesso faccio due cose e dopo. Ok, ora il buco è fatto. Si tratta di infilare un cordino. Io ho questo cordino, è praticamente un cordino da tendola veneziana, quindi niente di che, paracord, quello che avete. Basta che il buco sia ovviamente corrispondente al diametro del cordino. Allora, vediamo un po'. Io adesso ho questo pezzetto di metallico e spingerò dentro, spero, il cordino, perché da solo purtroppo non ci passa, ci vorrebbe un pezzettino di tubo, ma eccolo qua, quindi è passato dall'altra parte. E siamo a posto. Ecco, quindi qua poi gli farò il suo line yard, chiamiamolo all'inglese, e quindi niente, siamo a posto. Ecco una cosa, qui ovviamente i due capicorda, che adesso sono così lunghi, comunque poi magari dopo li devo cocciare, vanno saldati con il classico accendino. Allora vediamo se mi si accende. Ok, e il trucchetto almeno è, quando la plastica cola, bagnarsi le dita con la saliva e dargli la forma, perché se lo si attacca, se lo si usa, insomma, se lo si fa con le dita così, la plastica colata, a parte che brucia e scotta e ustiona, ma si attacca alle dita. Quindi allora vediamo un attimo. Fatto. Quindi non mi sono appiccicato la plastica alle dita, non mi sono scottato. E comunque gli ho dato una certa forma punta che nel mio caso servirebbe a far entrare il cordino al suo posto. Nel caso del blocco, la stessa cosa, gli si può dare una forma punta piuttosto che, insomma, come si vuole nel momento in cui la plastica è morbida e la si può sagomare. Ok, adesso sistemo e vediamo una provettina di taglio. Ok, vediamo. Allora, quindi prendiamo un pezzo di cartone. Ma dai, il taglio mi sembra abbastanza netto e pulito. Direi che se la cava bene. Sulla carta, che è il suo punto debole, vediamo un po' cosa combina. Beh, decente, dai. Si può migliorare, io sono una bestia, comunque. Direi meglio di quando è arrivato, eh. Adesso il terzo andrà male. Anche il terzo è andato come si deve.
Dai, poverino, con qualche piccolo aggiustamento è un ottimo coltellino, dai. Ok, risultato finale della modifica. Ho messo la sicura al coltello. Praticamente si può estrarre temporaneamente, ma comunque non può essere perso. Sì, per carità, cioè, rallenta l'estrazione perché bisogna sganciarlo, però voglio dire, non è una pistola alla fondina, quindi non è un problema sganciarlo e tirarlo fuori. Ho aggiunto al fodero, cioè, beh, ho tolto il gancetto che impediva il passaggio della cintura, ho aggiunto questo anello per poterlo appendere eventualmente con un moschettone, di modo che sia più libero, in quanto attaccato alla cintura rimane forse un po' rigido. Se la persona si piega, potrebbe in qualche modo dare fastidio. Ecco, che altro? Ecco, c'è da fare la prova, però, se funziona con l'acciarino, quindi sganciamo. Acciarino. E direi che va, eh. Ok, tutto a posto. Un saluto, ciao a tutti, grazie.